Giusto. Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione degli avvocati Margherita Prandi e Daniela Bianchini, che sono due esperte di diritto di famiglia e fanno parte del Centro Studi Rosario Livatino. Ricordo che il Centro Studi Rosario Livatino si è costituito nel 2015 ed è costituito da un autorevole gruppo di giuristi, magistrati, avvocati, notai, docenti universitari che, traendo esempio dal magistrato ucciso per mano della mafia, studia temi riguardanti in prevalenza il diritto alla vita, la famiglia e la libertà religiosa. L'audizione odierna, che fa seguito a quella del professor Cecchella e dell'avvocato Ruo, si colloca nel filone di riflessione che la Commissione ha avviato sulla recente riforma del processo civile, la legge 206 del 2021. Come più volte detto, si tratta di capire se le previsioni della legge e dei futuri decreti legislativi delegati contribuiscano in tutto o in parte a rimuovere i problemi che sono alla base dell'inchiesta parlamentare, che purtroppo abbiamo riscontrato nella casistica di cui ci siamo occupati. C'è in effetti una diffusa aspettativa che si collega e che si colga questa occasione per risolvere problematiche che anche la Commissione ha potuto riscontrare. La dipendenza eccessiva dei procedimenti dalle relazioni, spesso poco specifiche dei servizi sociali, l'uso incontrollato delle previsioni di cui all'articolo 403, il carente ascolto delle parti, delle famiglie e anche ovviamente del minore, l'eccessivo ruolo dei giudici onorari e così via. Ricordo che nelle scorse settimane anche l'avvocato Prandi è intervenuta sul tema, ricordando che i giudici minorili hanno quale principale fonte di informazione le relazioni dei servizi sociali, con frequente secretazione dei fascicoli che impedisce la piena conoscenza di quanto viene attestato nelle relazioni stesse e riduce il diritto di difesa, sottolineando la necessità di precisi protocolli di ascolto e di procedure certe. Prima di lasciare la parola alle audite, che ci presenteranno una relazione articolata, vorrei ancora richiamare brevemente l'attenzione su alcuni aspetti, due aspetti che spero si possiamo approfondire. Il primo è il tema del curatore speciale, una figura che è sotto molti aspetti essenziale, ma nella pratica è uno dei punti di sofferenza del sistema, almeno nella normativa attuale. La figura è stata molto valorizzata nella riforma, ma perché essa sia efficace occorre abbia reali caratteristiche di specializzazione e indipendenza. Attualmente la situazione appare un po' a macchia di leopardo e sono molti gli esposti pervenuti alla Commissione che criticano l'operato dei curatori. Sarebbe interessante capire se occorrono ulteriori interventi anche normativi sul tema. Il secondo tema riguarda la recente ordinanza della Cassazione a chiusura del caso Massaro Appadula. Entrambi sono stati auditi da questa Commissione, che presenta molteplici punti di interesse e l'avvocato Bianchini, abbiamo letto che ha pubblicato sul tema una prima nota di commento che forse potrebbe anche sviluppare o toccare comunque in questa sede, fra i tanti punti dell'ordinanza, ricordo in particolare il principio che non possono essere adottate in ambito giudiziario soluzioni prive del necessario conforto scientifico, specie Io secondate. l'audio mio si è attivato, il video è. All'avvocato. Allora sì, togliamo il. Scusate. Tra i tanti punti dell'ordinanza ricordo in particolare il principio che non possono essere adottate in ambito giudiziario soluzioni prive del necessario conforto scientifico, specie se fondate su CTU non specifiche. La prevalenza nell'interesse del minore sulla tutela della bigenitorialità, la necessità di ascolto del minore stesso, il richiamo ad astenersi da forme di collocamento, quindi di allontanamento del minore, violente e traumatiche. Lascio ora la parola all'avvocato Daniela Bianchini per la parte introduttiva delle due relazioni. A lei la parola, prego. La ringrazio Presidente e saluto a tutti coloro che sono collegati e ai membri appunto di tutta la Commissione. Vi ringrazio per questa audizione introduco appunto dicendo che per quanto riguarda l'ordinanza della Cassazione avevo già pensato di fare un riferimento proprio perché diciamo, la riforma anche ci dà indicazioni su questo, appunto, su queste tematiche sono, appunto, che lei ha ricordato, Presidente, che sono state appunto riprese poi dalla riforma. Allora, io cerco di fare appunto, come dicevo prima, una introduzione su quelle che sono state le problematiche avvertite dagli operatori del settore nella materia, appunto, diciamo, in generale della tutela dei minori, e io mi soffermerò soprattutto su quelle che sono le materie oggetto di interesse della Commissione,
per andare poi appunto a vedere come, se e come è intervenuta la riforma del processo civile. E mi soffermerò soprattutto sulle tematiche dell'ascolto del minore, della CTU, appunto come appunto prima è stato ricordato, che è una tematica particolarmente importante, sul ruolo appunto dei CTU e dei consulenti nell'ambito dei procedimenti minorili o comunque di famiglia. E poi appunto mi soffermerò anche sul ruolo dei giudici, quindi sulla formazione quindi dei giudici, degli avvocati, dei consulenti, appunto anche degli assistenti sociali, quindi farò appunto dei riferimenti a questo per vedere appunto poi come è intervenuta la riforma. La collega invece che successivamente affronterà le tematiche relative al 403 del Codice Civile, ai servizi sociali e poi il curatore speciale del minore. Ecco, abbiamo distribuito le tematiche in questo modo. Allora, io cercherò di essere molto schematica, rapida, lasciando poi spazio a eventuali domande, anche eventualmente do la disponibilità a dare appunto delle risposte scritte. Allora, intanto per quanto riguarda la tematica, appunto, non possiamo non partire da quelli che sono i riferimenti fondamentali che troviamo appunto nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Mi piace partire dalla Convenzione perché è importante ricordarla. Io spesso la cito anche negli atti, perché è veramente un faro che deve appunto guidare gli operatori del settore, perché appunto troviamo già nel preambolo un riferimento fondamentale, soprattutto appunto per la tematica che ci occupa qui oggi, cioè quello della famiglia, quindi dell'importanza, del ruolo centrale nella vita di tutte le persone della famiglia, quindi che è un'unità fondamentale, appunto dice la Convenzione nel preambolo, un'unità fondamentale della società, l'ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, e in particolare dei fanciulli. Proprio per questa sua importanza, la famiglia deve essere appunto protetta ed assistita laddove appunto abbia delle difficoltà, ed è compito appunto dello Stato. Questo perché? Perché lo Stato deve intervenire. È importante anche ricordare questo, perché la famiglia, proprio per il ruolo che ha nella società, deve poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività. E quindi appunto la famiglia è il luogo, diciamo, più importante dove appunto un minore può crescere in modo sano ed armonioso, sviluppando la sua personalità. E proprio per raggiungere quindi quegli obiettivi che appunto ricorda la Convenzione, che sono appunto la felicità, l'amore e la comprensione che appunto il minore riceve in famiglia e grazie ai quali appunto può crescere in modo sano ed armonioso. Non cito tutti gli articoli della Convenzione che appunto sono importanti, che sono appunto interessanti, che ricordano appunto l'importanza che lo Stato quindi intervenga in maniera efficace. Questa appunto rapida introduzione voglio però ricordare, perché appunto poi lo riprenderemo, l'importanza dell'ascolto del minore. Quindi l'articolo 12 della Convenzione appunto ricorda che in ogni procedura giudiziaria o amministrativa deve essere garantita al minore la possibilità di essere ascoltato. E poi vedremo anche perché, vedremo anche come la riforma è intervenuta sulla tutela di questo diritto. Entrando più nello specifico dell'allontanamento del minore, che appunto oggi è centrale nella mia relazione, l'allontanamento del minore, ce lo ricorda anche appunto la Convenzione ONU all'articolo 9, non può essere disposto se non in presenza di elementi seri, importanti, e deve essere sempre appunto considerata una misura necessaria diciamo, necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Nei casi di allontanamento di un minore da uno o di entrambi i genitori, lo Stato deve quindi rispettare il diritto del minore di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori. A meno che ciò, appunto, come precisa anche la Convenzione, non sia contrario al suo preminente interesse. Il minore, che sia stato temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, quindi ha diritto a ricevere dallo Stato una protezione degli aiuti speciali
Ecco, gli aiuti speciali appunto sono appunto quelli che, di cui parla l'articolo 20 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa protezione può concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, la Convenzione cita anche la Kafala di diritto islamico, l'adozione e in caso di necessità appunto il collocamento del minore in strutture adeguate per consentire appunto al minore il suo sviluppo sano ed armonioso. Lo Stato deve quindi individuare quella che è la soluzione migliore, non in astratto o in generale, ma per il singolo minore coinvolto. E quindi deve valutare quelli che sono gli elementi. C'è problema di audio? No, prego, prego, avvocato. E quindi deve Prego, appunto valutare alcuni elementi fondamentali. Quindi la decisione appunto è presa sulla base, quindi, di una valutazione che deve essere attenta, approfondita, e deve appunto essere, c'è cioè la necessità appunto che sia rispettata anche la continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Quindi diciamo, nei provvedimenti che vengono presi, quindi laddove si ritenga necessario l'allontanamento, è però appunto fondamentale, o comunque diciamo, nella scelta, nella individuazione della soluzione migliore, è necessario anche che in concreto sia appunto tutelato il minore anche appunto sotto questo aspetto della continuità. Questi principi li ritroviamo tra l'altro anche nella legge 184 del 1983, diritto del minore ad una famiglia. E l'articolo 1, appunto, nel dettare i principi generali in materia, riconosce appunto che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, precisando che non possono essere di ostacolo all'esercizio di questo diritto le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale. E quindi, appunto, ci dobbiamo muovere in quest'ambito. Diciamo, parlando appunto delle fonti e dei riferimenti normativi in materia, non possiamo non citare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'articolo 8 stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. E al successivo comma 2, appunto l'articolo 8, esplicita che è fatto divieto di ingerenza alle autorità pubbliche nell'esercizio di questo diritto, a meno che detta ingerenza non costituisca una misura necessaria, cito testualmente, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine, della prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Quindi ecco, questi sono appunto i limiti posti dalla Convenzione europea sui diritti dei diritti dell'uomo, scusate. Entro quindi appunto adesso, dopo aver fatto questa breve, rapida e sintetica introduzione, entro appunto nel tema appunto dell'allontanamento. L'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine che deve essere appunto considerato come rimedio e residuale, si è già appunto visto diciamo, dalle fonti normative che ho citato. Le fonti nazionali ed internazionali, infatti, si ricava che l'allontanamento della propria famiglia costituisce un rimedio estremo, previsto a tutela dell'esclusivo interesse del minore e soltanto quando la permanenza presso il nucleo familiare sia stata valutata come pregiudizievole per il suo sano ed equilibrato sviluppo. Un aspetto molto importante che va sottolineato, perché apro una parentesi, nella pratica spesso purtroppo, e lo si vede anche dalle cronache, l'allontanamento viene appunto percepito quasi come fosse una sanzione nei confronti dei genitori. Ecco, non è così, è importante appunto ricordare che l'allontanamento non costituisce una sanzione nei confronti dei genitori, ma una misura avente quale unico obiettivo quello di promuovere la protezione di bambini ed adolescenti. E questo è importante ricordarlo perché, per avere chiara quella che è appunto la linea anche che deve essere seguita. Non è una sanzione, ma è appunto nei confronti dei genitori, ma è uno strumento di aiuto, di protezione dei bambini e degli adolescenti. E può essere appunto disposto come misura nell'ambito dei provvedimenti convenienti di quell'articolo 333 del Codice Civile o nel caso di decadenza di entrambi i genitori, ad esempio, ai sensi dell'articolo 330 del Codice Civile.
Questo che cosa significa? Significa che in assenza di un accertato pericolo non dovrebbe essere mai disposto un allontanamento, perché diciamo, la violazione di questo limite può avere dei gravi problemi diciamo, nella vita delle persone. Questo, ecco, è un altro aspetto, che nel momento in cui tutti gli operatori del settore che sono coinvolti anche nella decisione, non è soltanto il giudice a decidere, perché poi il giudice decide sulla base dei fatti che vengono portati, di come vengono rappresentati, degli elementi che vengono portati alla sua attenzione. Quindi ecco, questo, poi tornerò su questo aspetto perché è un aspetto a cui tengo molto. Quindi ecco, è importante che si arrivi quindi si arrivi all'allontanamento ponderando bene tutti gli elementi, proprio perché appunto, come vi dicevo, ci possono essere delle conseguenze serie, importanti nella vita delle persone coinvolte, quindi non soltanto dei minori, che hanno ovviamente la massima attenzione su questo, ma anche dei genitori, quindi le relazioni figli-genitori, quindi sofferenze che possono essere appunto inflitte in caso di provvedimenti percepiti come ingiusti e magari perché lo sono poi effettivamente, laddove appunto il provvedimento sia stato preso senza aver ponderato adeguatamente le conseguenze, senza aver ponderato adeguatamente la situazione. Inoltre, ecco, proprio per raggiungere pienamente gli obiettivi previsti dalle norme, dovrebbero essere chiare le ragioni che hanno portato alla necessità di collocare il minore fuori dal proprio nucleo familiare. Questo perché? Proprio perché è importante per verificare gli eventuali miglioramenti della situazione e il superamento delle problematiche iniziali, proprio perché non dobbiamo mai dimenticare che l'allontanamento è comunque poi diciamo, una soluzione che deve essere percepita come, che deve essere appunto vista, considerata come temporanea, perché l'obiettivo è quello di reinserire poi successivamente il minore nella sua famiglia. E quindi è importante capire quali sono le problematiche che hanno determinato l'allontanamento, per appunto poi poter intervenire in maniera adeguata e verificare poi se ci sono stati dei miglioramenti. Apro appunto una parentesi su questo. Non sempre i genitori si rendono conto delle ragioni che hanno determinato l'allontanamento dei propri figli. Qui è importante appunto anche il ruolo degli avvocati, che devono appunto avere la capacità, la competenza di guidare anche appunto i genitori a comprendere. Tante volte i genitori, proprio perché magari hanno un loro vissuto difficile, di sofferenza, quindi replicano quello che magari è un modello che loro stessi hanno vissuto, ricevuto quindi, dai propri genitori. E quindi fanno fatica anche a capire che cosa sta succedendo. Oppure appunto può succedere appunto nei casi di diversa cultura. E quindi è importante che i genitori siano messi nella condizione di capire che cosa sta succedendo, altrimenti rischiano di vivere la separazione dei figli come un'ingiustizia, e con il rischio appunto che poi ci sia un atteggiamento di chiusura e di diffidenza verso le istituzioni. Quindi è importante, appunto, come vi dicevo, che tutti coloro che appunto stanno attorno al minore, quindi, e che appunto laddove viene disposto un allontanamento, si adoperino proprio per far capire chiaramente che cosa sta succedendo, qual è appunto la situazione. In tema di allontanamento, con particolare riferimento agli aspetti di interesse della commissione, sono tre soprattutto le tematiche, a mio avviso, da analizzare. La prima attiene al principio dell'allontanamento come rimedio residuale, e quindi anche la sua pratica attuazione. La seconda attiene alla tutela del minore durante la fase dell'allontanamento, quindi alle concrete misure che devono essere adottate nel rispetto dei diritti del minore, tra cui ad esempio il mantenimento dei rapporti con i familiari. E la terza attiene alla necessaria temporaneità dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ecco, io adesso rapidamente, diciamo, entrerò una rapida disamina di queste tematiche, per poi appunto andare a vedere quelle che sono state le soluzioni appunto anche individuate, le risposte che sono state date dalla riforma. Allora, il principio dell'allontanamento come rimedio residuale e la sua pratica attuazione. Come abbiamo visto prima, appunto, nel rispetto ai diritti fondamentali del minore, l'allontanamento deve costituire l'extrema ratio, a cui ricorre soltanto nel caso in cui non sia possibile far rimanere il minore nel suo nucleo familiare. Per problematiche, e qui appunto è importante sottolinearlo,
problematiche serie, concrete e dimostrate. Quindi non devono essere valutazioni astratte, devono essere valutazioni che si basano sulla situazione concreta di quel minore in quel determinato periodo, di quel determinato momento. Molto spesso alla base dei casi di allontanamento vi è una valutazione di inadeguatezza genitoriale. E qui è importante appunto soffermarsi, perché quando si legge appunto inadeguatezza genitoriale, qui c'è un problema, nel senso che si tratta di una formula arbitraria e discrezionale, se andiamo a vedere. Perché? Innanzitutto perché non è chiaro quale dovrebbe essere il metro di valutazione. Vi faccio un esempio. Un genitore potrebbe essere carente sotto il profilo affettivo, ma adempiere ai suoi obblighi di cura, mantenimento ed educazione. Allora, in questo caso, il genitore è inadeguato oppure no? Proprio perché appunto non abbiamo un metro di riferimento. Il giudizio di adeguatezza genitoriale è di per sé privo di fondamento scientifico ed è spesso basato su opinioni personali che non tengono conto della specificità del caso. Quindi è necessario appunto non basarsi su quelle che possono essere delle formule che semplificano, ma appunto andare a fondo e quindi andare a valutare la specificità del caso, quindi ad esempio il contesto sociale, culturale, l'appartenenza ad esempio religiosa o etnica. In altri termini, prima di ricorrere all'allontanamento, le autorità preposte dovrebbero sempre verificare attentamente tutti gli elementi della situazione e dovrebbero anche verificare la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, proprio perché l'allontanamento, come dicevamo, è un extrema ratio. Queste soluzioni alternative che consentono al minore di restare nella sua famiglia, anche intesa in senso allargato. Quali possono essere appunto queste alternative? Interventi di sostegno alla genitorialità? Se c'è un allontanamento vuol dire che si è fallito in qualche modo, che a livello di Stato non si è protetto adeguatamente quella famiglia, non si è aiutato adeguatamente quella famiglia, oppure magari non ci si è neanche resi conto che c'era una famiglia che aveva bisogno. Possono essere ad esempio molto utili i centri diurni, quindi l'inserimento del minore in centri diurni. Apro una parentesi. Si pensa all'importanza della solidarietà. La nostra Costituzione, tra i suoi principi, esalta proprio il principio della solidarietà sociale. Il principio solidaristico è un principio fondamentale. Ecco, in questa, materia, è importante appunto sottolinearlo. Pensiamo all'aiuto che potrebbe venire dalla realizzazione, ad esempio, di una rete sociale di famiglie. Anche perché la solidarietà poi mette in moto tutta una serie di processi virtuosi, a mio avviso. Quindi, diciamo, qui bisognerebbe proprio aprire un capitolo sull'importanza anche del terzo settore. Le situazioni di difficoltà in cui possono trovarsi i genitori sono molteplici e talvolta può essere di grande aiuto anche supportare le famiglie nella gestione dei figli, nelle ore pomeridiane, ad esempio, nello svolgimento delle attività didattiche, perché tante volte i problemi che nascono sono problemi anche molto pratici, proprio di non sapere dove lasciare i figli, no? Di non riuscire a seguirli in quelle che sono le loro attività, scolastiche. E quindi gli possono appunto poi arrivare problemi e quindi diciamo possono esserci delle segnalazioni da parte della scuola. L'assistenza domiciliare, quindi alla luce delle norme e dei principi che regolano la materia, dovrebbe essere sempre preferita, laddove possibile, all'allontanamento di un minore dalla sua famiglia. E quindi dovrebbe esserci una gradualità che dovrebbe essere appunto sempre osservata con scrupolosa diligenza nelle dichiarazioni di adottabilità conseguenti anche appunto all'allontanamento. Tra l'altro, che qui un piccolo inciso, l'assistenza domiciliare consentirebbe anche un risparmio per lo Stato, quindi questo più volte è stato evidenziato anche dagli operatori del settore. Tuttavia, nella realtà non sempre i servizi sociali hanno le risorse umane ed economiche per far fronte alle molteplici esigenze del territorio, con la conseguenza che l'attività progettuale dei servizi non si esplica in maniera adeguata rispetto ai concreti bisogni. Poi su questo appunto farò una piccola precisazione successivamente, lasciando proprio più spazio all'intervento della collega. Ci sono notevoli differenze a livello territoriale, anche sotto il profilo organizzativo, appunto, dei servizi sociali, e molto spesso le risposte alle esigenze rappresentate risultano essere insoddisfacenti o tardive. E qui voglio appunto aprire una parentesi, perché penso che sia importante, ricordare che l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per inefficienza del sistema di allontanamento dei minori.
e soprattutto per non aver garantito in maniera efficace il diritto dei minori al recupero delle relazioni con i genitori e per non aver sostenuto adeguatamente i nuclei familiari in difficoltà. Ci sono diversi casi che potrebbero essere citati, ne riporto uno abbastanza recente, appunto del 2021, in cui l'Italia è stata appunto condannata dalla Corte di Strasburgo per non aver valutato in maniera adeguata l'effettiva necessità dell'allontanamento della successiva dichiarazione di adottabilità di due minori figli di una donna vittima di tratta, che in questo punto. E questo appunto è importante partire anche da quelle che, dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché ci sono diverse appunto sentenze di condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 8, ed è importante perché danno delle indicazioni precise su quello che dovrebbe essere appunto sanato, quindi quelli che sono i problemi che dovrebbero essere appunto risolti. Passo alla seconda tematica, la tutela del minore durante la fase dell'allontanamento e le concrete misure da adottare nel rispetto dei diritti del minore. Una volta che è stato disposto l'allontanamento, lo Stato è chiamato a porre in essere tutti quegli interventi necessari nel singolo caso concreto, appunto, come dicevamo prima, non astratto, affinché il minore, da una parte, possa essere nel più breve tempo possibile reinserito nel suo nucleo familiare. E dall'altra riceva tutte le cure di cui ha bisogno presso la famiglia o la struttura in cui è stato temporaneamente collocato. Giova qui osservare che il nostro ordinamento prevede diverse modalità di accoglienza del minore di tipo temporaneo, che sono diverse appunto dall'accoglienza definitiva, che invece consiste nell'adozione. Quindi abbiamo l'affidamento al nucleo familiare composto dai parenti del minore, l'affidamento ad una famiglia estranea, l'affidamento ai servizi sociali. E qui, appunto, nel momento in cui il minore viene affidato ai servizi, sono i servizi che possono decidere se, appunto, in base a quelle che sono anche le risorse del territorio, quindi se collocare, appunto, i minori presso una famiglia o collocare i minori in una comunità di tipo familiare. E qui, appunto, sulla scelta dei servizi, spesso è una scelta obbligata perché l'affidamento familiare è un istituto appunto che non ha trovato appunto una diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale. Diciamo nelle regioni settentrionali è risultato essere più diffuso rispetto a quelle centro-meridionali. E quindi anche qui bisognerebbe invece appunto anche valorizzare questo istituto e soprattutto formare adeguatamente le persone che hanno dato la disponibilità all'affidamento. L'affidamento familiare. Dicevamo prima, riprendo appunto questa tematica, lo Stato deve attivarsi per consentire al minore di mantenere i legami con la famiglia di origine, quindi è fondamentale affinché appunto il minore possa poi essere reinserito nel suo nucleo familiare. Ma per fare questo, appunto, cosa è necessario fare al contempo? Aiutare i genitori a superare le difficoltà in ragione delle quali è stato disposto l'allontanamento. E questo a sua volta presuppone l'elaborazione di progetti che tengano conto delle specificità di ogni singolo caso, nonché l'attuazione degli stessi con la collaborazione dei genitori, che è fondamentale, e il relativo controllo da parte dell'autorità dell'autorità giudiziaria. Perché ho sottolineato collaborazione dei genitori? Ritorno a quello che vi dicevo prima, tra l'altro, affinché possa esserci la piena collaborazione dei genitori, è importante che loro sappiano, che si sentano coinvolti, che non vedano la misura dell'allontanamento come una sanzione. Dal punto di vista psicologico, questo è molto utile anche per favorire la collaborazione e la partecipazione necessaria dei genitori. La conservazione dei rapporti con la famiglia di origine attraverso l'organizzazione di incontri periodici è essenziale al fine di consentire al minore il rientro nel suo nucleo familiare. La lontananza per un lungo periodo di tempo dalla propria famiglia, infatti, e anche appunto con limitate occasioni di incontro, può determinare delle notevoli difficoltà di reinserimento, specie per i bambini piccoli, che si abituano ormai a vivere in un altro contesto, in un'altra famiglia, dove magari sono presenti anche altri bambini. E quindi ecco, sono tutti elementi che dobbiamo considerare. Ma non solo, il rientro in questi casi, quindi quando appunto il minore non ha frequentato la famiglia di origine, beh, in questi casi appunto il rientro può persino diventare traumatico per il minore, al punto da poter essere considerato contro il suo interesse. Quindi in questi casi addirittura si pone
Ovviamente il dilemma per il giudice e per appunto tutti coloro che sono attorno al giudice, avvocati compresi, per capire qual è la soluzione migliore per il minore, per quel minore nel caso concreto. E diventa veramente molto difficile cercare di capire veramente che cosa è bene per quel minore. Secondo la Corte di Strasburgo, i minori allontanati dovrebbero continuare ad avere rapporti continuativi con i genitori. Su questo la Corte appunto, Edu è intervenuta più volte, anche sanzionando l'Italia, perché appunto non ha seguito appunto, questa importante indicazione. Diciamo, i minori semmai possono essere, appunto, possono venire temporaneamente anche interrotti i rapporti con i genitori soltanto nel caso in cui l'interruzione sia strettamente connessa a finalità di protezione dei minori stessi. Anche in questo caso la decisione deve essere sempre adeguatamente motivata. Cioè, nel senso, i genitori anche qui devono capire per quale motivo, ad esempio, non possono vedere i figli con la frequenza con cui magari vorrebbero vederli loro. Nella prassi italiana, gli incontri sono in genere di fatto limitati a poche ore al mese, in genere con cadenza bisettimanale, in rarissimi casi con cadenza settimanale, e il più delle volte avvengono appunto alla presenza degli operatori in quello che è il cosiddetto luogo neutro. E i servizi sociali viene spesso delegata anche dall'autorità giudiziaria la regolazione degli incontri. E questo appunto dal punto di vista pratico può talvolta determinare appunto dei problemi appunto su cui magari probabilmente dirà anche la collega. Procedo appunto con l'altra tematica, quella appunto della necessaria temporaneità dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia. L'allontanamento del minore deve essere temporaneo, come dicevamo, e strettamente necessario al superamento delle problematiche che lo hanno giustificato. Quando noi parliamo di temporaneo, appunto, dobbiamo pensare a questo, anche perché appunto tante volte è difficile anche per un giudice, e non sarebbe neanche opportuno, a mio avviso, stabilire un termine preciso. Perché? Perché dipende dalla situazione concreta, dipende dalla capacità dei genitori di superare le problematiche che lo hanno giustificato. Quindi tante volte appunto bisogna avere quella giusta elasticità, che non significa appunto non prendersi adeguatamente cura della situazione, ma significa appunto riuscire a muoversi secondo quello che è lo sviluppo della situazione. Tutto ciò presuppone un sostegno continuo ed effettivo alla famiglia di origine, che deve percepire quindi gli interventi nell'ottica della collaborazione per il raggiungimento dell'obiettivo comune del benessere del minore. Ed è necessario anche che ci sia un monitoraggio costante, serio, finalizzato anche alla verifica e valutazione degli sviluppi della situazione. Per quanto riguarda i minori nelle case famiglia, non di rado, questo è un problema appunto che è stato sottolineato più volte nella pratica, la valutazione circa l'opportunità di prorogare il collocamento di un minore presso la struttura ospitante si basa su dati forniti dai gestori stessi o dagli operatori delle strutture. E questo porta appunto a delle problematiche, a delle criticità in ordine all'effettiva tutela del minore, perché ci possono appunto essere, diciamo, degli interessi o comunque la loro opinione può in qualche modo essere anche tutta in buona fede viziata. E quindi appunto è fondamentale che la valutazione circa il rientro o meno del minore in famiglia sia effettuata sulla base del contraddittorio e non meramente su quanto riferito dagli operatori, perché poi appunto succede questo, una pratica, gli operatori magari riferiscono all'assistente sociale e l'assistente sociale poi riporta al giudice. Quindi invece è importante che ad esempio siano direttamente anche gli assistenti sociali a verificare, appunto a valutare quello che è appunto opportuno per il minore. Ecco, e è importante appunto quindi favorire la trasparenza, il dialogo e la distinzione delle funzioni, proprio per evitare quei conflitti di interesse o situazioni di sospetto che potrebbero alterare gli equilibri e quindi ostacolare appunto il confronto e il dialogo. E mi avvio quindi a quelle che sono le considerazioni più pratiche. Gli interventi necessari appunto a tutela dei minori allontanati e quelle che sono le risposte date o non date, appunto vedremo quello che adesso appunto quello che ritroviamo appunto la riforma del processo civile.
Nella pratica, al fine di una migliore e più efficace tutela dei diritti dei minori, che sono stati appunto allontanati dal proprio nucleo familiare, è stata più volte manifestata dagli operatori a vario titolo coinvolti in questa materia l'esigenza di apportare delle modifiche all'attuale assetto normativo ed organizzativo. La riforma del processo civile ha preso in considerazione diverse delle problematiche rappresentate. Io mi soffermerò ovviamente soltanto su quelle oggetto di interesse della Commissione. E proprio a tal riguardo, all'articolo 1,23, lettere GG, la riforma prevede espressamente diciamo, il riordino della disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal Codice Civile e dalla legge 4, della legge, scusate, 4 maggio 1983, 1984. In particolare, appunto, in questo 1,23, lettere GG, sono indicati due punti, riferendosi appunto alla riforma della disciplina dei procedimenti di tutela e affidamento, e sono relativi alle incompatibilità, le cause di incompatibilità riguardanti l'assunzione dell'incarico di CTU e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, per tutti coloro appunto che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori. E poi appunto è prevista appunto un'ipotesi di divieto di affidamento dei minori, cito testualmente, a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del CTU, di coloro che hanno svolto funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento. Nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture, comunità pubbliche o private, nelle quali rivestono cariche rappresentative, parenti, conviventi, il coniuge ad esempio, eccetera, del giudice che ha disposto il collocamento, del CTU, di coloro che hanno svolto funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento. Questo appunto è una risposta a quelli che sono stati i problemi riscontrati proprio nella pratica. Quali sono quindi oltre a questo appunto che noi ritroviamo diciamo, come diciamo, indicazioni diciamo, di carattere anche generale nella riforma? Io procederò appunto per tematiche, quindi per problematiche. Allora, intanto è stata sempre avvertita cioè, da anni la necessità di una riorganizzazione delle risorse da destinare ai servizi sociali, in modo da prevenire situazioni di disagio familiare, tali da comportare poi l'allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare. Cito appunto questa problematica che appunto è oggetto di interesse e su cui si sta lavorando, ma che ovviamente esula dall'oggetto della riforma. Però appunto è importante, a mio avviso, citarlo, anche se appunto non è stata presa in considerazione, perché appunto è solo dall'oggetto, non è stata presa in considerazione la riforma, però appunto è importante ricordare appunto che proprio per raggiungere gli obiettivi di massima tutela del minore nei casi appunto di affidamento e allontanamento è importante una riorganizzazione delle risorse. Quindi partire proprio da questo. Inoltre sarebbe opportuna la realizzazione di un sistema informativo a livello nazionale dei servizi sociali, in grado di offrire informazioni precise ed aggiornate circa i minori accolti in comunità e in famiglia, con particolare riferimento anche ai tempi dell'allontanamento. Questo perché? Perché in questo modo si potrebbe operare una valutazione complessiva delle situazioni su tutto il territorio nazionale, utile per individuare le problematiche più frequenti e i nuclei fragili e predisporre strumenti adeguati, nonché verificare l'efficacia delle attività poste in essere dai servizi e rimediare quindi anche ad eventuali inefficienze. Su questo appunto la riforma non entra nello specifico, anche appunto se è una tematica che diciamo, interessa, praticamente ci si sta già attivando a livello appunto di ordinamento. L'articolo 1,24 lettera BB parla appunto della necessità di informatizzazione del tribunale, quindi quello che appunto verrà creato per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura. Quindi, si potrebbe appunto pensare, appunto nell'ambito di questa informatizzazione, di andare a curare anche appunto questi aspetti. E poi appunto l'altra tematica grande, importante a tutela appunto dei minori e soprattutto dei minori allontanati è quella appunto dell'attuazione dei principi del giusto processo, sia con riferimento ai diritti dei minori che dei genitori, assicurando un effettivo contraddittorio. Ecco, per fare questo è importante intervenire su più fronti. Allora, perché per assicurare quindi il giusto processo e il contraddittorio è importante innanzitutto che l'autorità giudiziaria riceva in maniera chiara, dettagliata ed oggettiva tutte le informazioni necessarie relative alla situazione del singolo minore coinvolto, sia nel caso di ricorso presentato da uno dei genitori o nel caso di segnalazione dei servizi sociali. E su questo la riforma dà delle risposte. L'articolo 1,23 lettera F appunto è previsto che
Il ricorso, quindi gli atti introduttivi, espongono in maniera sintetica tutti i fatti e gli elementi di diritto in modo da offrire al giudice un quadro chiaro della situazione. All'articolo 1,23, lettera T, si prevede che il giudice possa adottare d'ufficio, anche in assenza di istanze, dei provvedimenti relativi ai minori, salvaguardando però, appunto si precisa, il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento. L'articolo 1,23 lettera FF, appunto questo articolo dà appunto indicazioni sul contenuto delle relazioni dei servizi sociali. Anche qui è importante, proprio perché in questo modo quindi anche il giudice è messo nelle condizioni di poter capire subito quella che è la situazione. È importante poi per realizzare il giusto processo che sia definito il ruolo dei servizi sociali e che siano dotate le risorse necessarie al fine di operare efficacemente sul territorio e prevenire situazioni di forte disagio. Uno degli elementi di criticità, ma sul punto che è stato più volte sottolineato, è proprio il turnover degli assistenti sociali, spesso assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, appunto, dovrebbero essere previsti dei protocolli e procedure di lavoro omogenee, e compiti specifici degli assistenti sociali, in particolare quando vengono chiuse le procedure e i minori si trovano affidati ai servizi. La riforma del processo civile, su questo appunto al comma 23, lettera FF, indica appunto che devono essere previste delle puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socioassistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori. Questo è molto importante per far capire appunto al giudice che cosa è frutto di elaborazione dell'assistente sociale e che cosa invece è stato effettivamente visto e quindi accertato e che cosa invece sia stato riferito. E poi si chiede appunto, si prevede appunto che l'intervento dei servizi sociali, il provvedimento con cui si chiede, scusate, l'intervento dei servizi sociali sia adeguatamente motivato. E poi appunto, si prevede che vengano disciplinati i presupposti e i limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale. E che vengono appunto dettate delle disposizioni per individuare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori. E questo appunto precisa la riforma in apposita udienza in contraddittorio con le parti. Quindi anche qui appunto si vuole valorizzare la partecipazione quindi delle parti del contraddittorio. E poi appunto viene sottolineata l'importanza che nell'esecuzione, ecco qui arrivo alla tematica che è stata appunto sollevata dalla Presidente in apertura. L'esecuzione dei provvedimenti deve essere sempre eseguita, salvaguardando il preminente interesse, alla salute psicofisica del minorenne, che l'uso della forza pubblica sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile che sia posto in essere per il tramite di personale specializzato. Su questo appunto bisognerebbe appunto approfondire e capire che cosa si intenda per assolutamente indispensabile. Quando è assolutamente indispensabile, e poi anche andrebbe precisato qual è il personale specializzato in cosa. E qui appunto è importante ricordare quello che di recente ha osservato la Cassazione con l'ordinanza 9691 del 24 marzo 2022, che sull'uso della forza ha appunto proprio dato delle indicazioni molto precise, sintetiche, ma che ci devono far riflettere. L'uso della forza fisica, è una misura che non è conforme ai principi dello Stato di diritto, dice la Cassazione. Potrebbe causare, sempre per citare testualmente la Cassazione, imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può introiettare, cioè il minore non lo comprende, il minore non, diciamo, dobbiamo pensare a quelli che possono essere gli effetti, su certi, atteggiamenti, su certi comportamenti che, anche se assunti appunto a sua tutela, possono invece avere degli effetti contrari e anche molto pericolosi per il minore. E può appunto porre dei seri problemi, appunto l'uso della forza, anche in ordine alla compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata alla finalità di cura dello stesso minore, precisa appunto la Cassazione. Per favorire appunto il contraddittorio, quindi il giusto processo, è importante inoltre che ci sia l'ascolto, che sia favorito l'ascolto del minore. Su questa tematica è importante ricordare che si tratta di uno dei quattro principi fondamentali, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, assieme al principio della non discriminazione, il diritto alla vita, all'interesse del minore inteso come primario. E però è importante anche ricordare che l'ascolto del minore è diverso dall'interrogatorio. L'obiettivo dell'ascolto, infatti, non è meramente quello di accertare dei fatti o acquisire informazioni, ma quello di comprendere la vera opinione del minore anche attraverso il linguaggio non verbale. Quindi non tutti possono, diciamo, procedere con l'ascolto del minore. Non basta la competenza tecnica, è necessaria anche empatia, è necessaria la capacità di cogliere tanti segnali.
È necessario avere quindi la competenza adeguata per fare le domande giuste al momento giusto e trovare anche il giusto equilibrio fra il diritto del minore alla partecipazione e il diritto del minore ad essere protetto. Poi su questo appunto mi piacerebbe anche approfondire se ce ne sarà tempo, perché è una tematica molto importante. Cosa dice appunto la riforma del processo civile? Il comma 23, lettera S, prevede che il giudice disponga in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore. È previsto appunto dalle successive lettere, sempre comma 23, lettera T, l'ascolto del minore che appunto deve essere sentito soprattutto quando il giudice deve prendere dei provvedimenti che lo riguardano e soprattutto provvedimenti d'ufficio. E poi il comma 23, lettera DD, appunto si prevede il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento. Quindi, proprio perché su questo anche la Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta più volte, ricordando all'Italia appunto l'importanza di ascoltare il minore. E poi l'articolo 1,31, lettera B, si prevede che il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Su questa tematica appunto dirà più diffusamente la collega. I minori devono essere quindi adeguatamente tutelati nel processo. Ci sono appunto su queste diversi riferimenti nella riforma, quindi la lettera, sempre appunto articolo 1,23 lettera B, sull'importanza appunto dell'accoordinamento tra le autorità giudiziarie, anche inquirenti, proprio per capire a fondo quella che è la situazione che riguarda un minore e evitare la vittimizzazione secondaria. Questo è molto importante perché tante volte che cosa succede nella pratica? Che le vittime di violenza hanno riferito, quindi supponiamo ad esempio le madri, hanno riferito più volte di aver avuto incertezza a denunciare per timore di perdere i figli. Quindi con conseguenze dannose anche per gli stessi minori, quindi magari rimangono lì in quel nucleo, non viene appunto attivata la tutela necessaria, quindi la violenza assistita. Anche questa è una tematica importante su cui appunto magari potremo poi tornare. Nel Oh, caso in cui io un le minore chiedo di identifichi. concludere perché se no non riusciamo a far parlare la collega. Grazie. Mi Sì, scusi se la allora richiamo, ma abbiamo salto. tempistiche No, purtroppo un po' assolutamente. Allora strette. vado direttamente a quello che mi preme di più, che è appunto la formazione dei magistrati, assistenti sociali, consulenti tecnici e avvocati e l'importanza della loro collaborazione. Allora, è importante infatti che tutti coloro che intervengono in una procedura che coinvolge i minori devono avere come obiettivo principale, con concreto, la tutela del superiore interesse del minore. Quindi per fare questo è importante che ci sia un'adeguata formazione sui magistrati, appunto, si prevede l'articolo 1,24 lettera F, proprio appunto una selezione basata appunto sulle specifiche competenze e poi appunto anche l'assegnazione va oltre quelli che sono i limiti decennali. Per quanto riguarda il CTU, ci sono diversi riferimenti appunto della riforma sul CTU, quindi l'importanza che siano fatte appunto, come dicevamo prima, che non ci si soffermi meglio che le CTU non si basino su metodologie che siano sconosciute alla comunità scientifica e che quindi siano prive del requisito della scientificità. Mi voglio però soffermare sugli avvocati, pertanto appunto nel testo della relazione ci sono ulteriori precisazioni su questo anche riguardo ai CTU, poi magari nel corso delle domande potrò approfondire meglio. Per quanto riguarda gli avvocati, nella riforma non si dice nulla e invece è importante sottolineare il ruolo fondamentale che svolgono, per il quale è necessario che abbiano delle specifiche competenze tecniche, capacità relazionali e una formazione multidisciplinare. Devo qui considerare che purtroppo, e concludo, non sempre vi sono queste capacità negli avvocati che assumono la difesa tecnica in un procedimento di famiglia minorile, tanto che negli ultimi anni sono aumentati i procedimenti disciplinari a carico di avvocati per illeciti deontologici commessi nell'ambito di esercizio della professione forense, proprio in materia di diritto di famiglia minorile. A tal proposito, giova ricordare che è stato necessario inserire nel codice deontologico forense delle norme ad hoc, ad esempio l'articolo 56, sul divieto di ascolto del minore o colloquio con lo stesso da parte dell'avvocato del genitore. E addirittura in caso di violazione è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da 6 mesi ad un anno. E una cosa importante, e qui veramente concludo, dobbiamo ricordare il ruolo sociale dell'avvocato. L'avvocato veramente nelle procedure di famiglia e minori ha un ruolo fondamentale e anche laddove sia difensore dei genitori deve sempre tutelare, proprio per il ruolo sociale che svolge, deve sempre tutelare l'interesse del minore. E concludo, avrei anche altre cose da dire, ma magari lascio poi alle eventuali Sì, domande. la Grazie. ringrazio, Avvocato Bianchini. Quindi do subito la parola all'Avvocato Margherita Prandi per il suo intervento. Grazie.
Buongiorno, grazie Presidente. Innanzitutto io ringrazio questa commissione e lei Presidente per questa convocazione anche a nome del Centro Studi di Latino che io rappresento, che qui rappresento. Anche io do assolutamente disponibilità a risposte scritte ad eventuali domande perché i tempi sono un po' tiranni. Io sono avvocato e mi occupo di diritto di famiglia da oltre 35 anni. Ho sempre ritenuto importantissima l'attivazione di un dialogo tra i vari operatori del diritto di famiglia e nella mia lunga esperienza di consigliere dell'ordine già tanti anni fa, 15 anni fa, mi ero voluta rendere promotrice di un tavolo di confronto tra avvocati, psicologi, servizi sociali, perché c'è la necessità della ricerca di un linguaggio comune. Questo è un punto, secondo me, veramente importante, che anche il Garante per l'adolescenza e per l'infanzia e per l'adolescenza ha sottolineato, perché siamo di fronte a operatori, spesso ci troviamo di fronte ad operatori che usano linguaggi diversi e questo crea incomprensioni e diffidenze che sono veramente controproducenti. Io oggi vi presenterò molto più brevemente possibile le problematiche che riguardano la figura del curatore speciale del minore e la nuova formulazione dell'articolo 403. Il punto di vista da cui io parto è quello di chi opera nella prima linea dell'ascolto, perché noi avvocati appunto ci troviamo ad affrontare e ad accogliere il dolore, la fatica di chi si trova a vivere l'esperienza della frattura della famiglia e del rischio di perdere un figlio. Noi viviamo e condividiamo questi percorsi di alcune esistenze, o come curatori speciali dei minori o come difensori dei genitori che rischiano di perdere il loro figlio. Quindi sono situazioni delicatissime e le norme che vengono predisposte si calano in queste vite, diventano le linee direttrici di percorsi di bambini, di ragazzi, di uomini e di donne che affrontano la fatica di questa rarefazione, se non lacerazione, dei rapporti più cari e preziosi, quelli per cui avevano sognato un per sempre. Quindi, questa è l'ottica, secondo me, delicatissima in cui noi dobbiamo operare. La legge 206 di cui ci occupiamo oggi, all'articolo 23, propone una serie di principi e di criteri direttivi. Mi ha colpito il frequente riferimento alle situazioni di violenza, che evidentemente ci sono e che sono gravissime, però che io trovo non essere così frequenti in realtà nell'esperienza che viviamo, perché la famiglia non è essenzialmente un luogo di violenza e di maltrattamento, purtroppo in tanti casi ciò accade, basta uno per essere troppo, ma in realtà la famiglia è qualcosa d'altro, è un luogo di protezione, un luogo in cui si insegnano comportamenti corretti, espressioni di comprensione, di attenzione e quindi questa è un po' anche una visione che vorrei sottolineare per evidenziare che i casi di violenza tanto citati dalla normativa, grazie al cielo non sono comunque la maggioranza. La riforma istituisce, come sappiamo, un tribunale ad hoc. Condivido la preoccupazione espressa anche dal Garante dell'infanzia circa il fatto che i provvedimenti così delicati come quelli anche dell'allontanamento del minore potranno essere assunti da un solo giudice, mentre prima erano collegiali. Io mi occuperò comunque del curatore speciale del minore della nuova formulazione dell'articolo 403, tenendo d'occhio l'ora in modo da poter rispettare il vostro impegno successivo. Il curatore speciale del minore è un istituto normato, come si sa, dall'articolo 78 del codice di procedura civile. Questo articolo originariamente non era pensato per trovare applicazione nei procedimenti familiari e infatti la formulazione anteriforma prevedeva la nomina da parte del giudice di un curatore speciale a favore dell'incapace, persona giuridica o associazione non riconosciuta se mancava la persona a cui spettasse la rappresentanza e quando vi fosse un conflitto di interessi. Quindi, per quanto riguarda il diritto di famiglia, la norma veniva applicata in occasione di questo conflitto di interessi che si potesse creare tra i genitori e il minore. Abbiamo visto il caso, per esempio, di nomina di un curatore speciale in tema di vaccini o di cure sanitarie. Questo perché? Perché si riteneva che il minore fosse adeguatamente tutelato dai genitori anche all'interno del processo, non ritenendolo, nella maggior parte dei casi,
portatore di interessi contrapposti a quello appunto dei genitori. Poi, con l'approvazione della Convenzione di New York, della Convenzione Europea dell'Esercizio dei Fanciulli, si è portata l'attenzione sul fatto che il minore capace di discernimento debba essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, essendo rappresentato e considerato parte appunto del procedimento, e poi più recentemente nel 2011 la Corte Costituzionale ha affermato il principio che l'articolo 78, quindi quello che prevede la nomina del curatore speciale, non sia norma di carattere eccezionale, ma principio generale. E così poi la Cassazione ha ritenuto obbligatoria la nomina del curatore speciale in tutti i procedimenti in cui venisse richiesta la decadenza della responsabilità genitoriale o la limitazione della stessa. In tempi più recenti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che anche nell'ambito del procedimento di separazione e divorzio, potesse essere nominato il curatore speciale, così asserendo il principio che i genitori possano in questi procedimenti essere talmente protesi al perseguimento del proprio interesse da non essere più tutelanti per il figlio. Quindi l'elevata conflittualità ha comportato la designazione in alcuni tribunali di un curatore speciale anche prima della formulazione, evidentemente dell'entrata in vigore, dell'articolo 78 secondo la nuova formulazione. Il problema dell'elevata conflittualità è però un problema particolare, perché l'elevata conflittualità spesso noi la vediamo citata nei provvedimenti, nelle relazioni dei servizi, però non sempre questa conflittualità è causata da entrambi i genitori, cioè magari è azionata da uno dei due, forse l'altro non riesce ad attutirne le ripercussioni, però questa locuzione va senz'altro tradotta un pochino in modo concreto nella realtà. Faccio un esempio, un caso che mi era capitato tra i tanti, in cui una madre aveva chiesto di limitare la responsabilità genitoriale dell'altro genitore perché papà, in tempo libero, era un professionista, era un medico, si dava all'uso dell'alcol, all'abuso dell'alcol, e quindi non era poi sufficientemente attento nel momento in cui aveva la bambina con sé. In questo caso sarebbe stato quindi necessario nominare un curatore speciale. Beh, il Tribunale dei Minori allora prevede che, aveva previsto che la mamma avesse l'affidamento esclusivo, al papà venisse assegnato un percorso e fosse aiutato a recuperare una modalità comportamentale adeguata, quindi senza bisogno di inserire la figura curatore speciale. Oggi, con la nuova formulazione, l'articolo 30 della legge 206 dispone che il curatore speciale debba essere nominato, oltre che nei casi già visti, sempre a pena di nullità, quando vi siano domande dirette alla decadenza, non quindi alla limitazione della responsabilità genitoriale, quando vi sia avviato un procedimento ex articolo 403, quando vi sia pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori, e quando vi sia, al numero 4, è prevista la possibilità che vi sia la richiesta da parte del minorenne che abbia compiuto gli anni 14. Secondo me quest'ultimo punto è un punto veramente critico, perché l'ultra-quattordicenne non può nominare un avvocato, non ha la capacità di agire, ma secondo questa formulazione dovrebbe avere la capacità di discernere se i genitori siano in grado di rappresentarlo nel processo. Se la richiesta arriva dal minore, significa che il giudice non ha disposto la nomina. Quindi questo minore avrebbe maggiore consapevolezza del giudice circa l'idoneità di rappresentanza processuale dei suoi genitori. E poi cosa accadrebbe? Cosa accadrà se vi sono più figli, ultra quattordicenni minorenni, e solo uno chiede la nomina e gli altri non lo vogliono? E se ci sono fratelli maggiorenni, che quindi non richiedono nominato, dovrà. Come potrà conoscere e comprendere e affrontare le dinamiche familiari anche rispetto agli altri fratelli? Ricordiamo che, secondo la nuova formulazione, l'omessa nomina del curatore speciale nei casi in cui sia obbligatoria costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell'intero giudizio. Secondo il quarto comma dell'articolo 78, nuova formulazione, il giudice può invece scegliere, è libero, insomma, di valutare la scelta del curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare l'interesse del minore. Questo provvedimento deve essere, nei casi in cui sia appunto deciso autonomamente e non obbligatoriamente dal giudice,
succintamente motivato. Si ritiene che sia prevista questa nomina nel caso in cui il giudice ravvisi dalla lettura degli atti che vi sia una possibile grande conflittualità tra i genitori che integri il rischio del pregiudizio del minore sotto il profilo psicofisico. La nomina del curatore speciale comporterà certamente un aggravio della situazione processuale, un appesantimento del processo perché, quando necessario, ovviamente ben venga, ma qualora si tratti di verificare che i genitori potrebbero essere in una situazione di conflittualità tale da rendere meno plausibile la loro capacità di rappresentare processualmente il minore, allora secondo me bisognerà essere piuttosto cauti. Vi sarà ovviamente un incremento della spesa pubblica a causa del fatto che evidentemente il curatore speciale sarà pagato attraverso dallo Stato perché il minore verrà ammesso al patrocinio spese dello Stato. Anche l'articolo 80 viene modificato dalla legge 206, che all'articolo 31 prevede che il curatore speciale può ricevere dal giudice specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Quindi i genitori e il giudice potranno comunque procedere alla revoca di questa nomina qualora vengano meno i presupposti. I poteri del curatore speciale sono quelli di rappresentanza processuale ed eventuale rappresentanza sostanziale nei casi previsti dall'articolo 80, cioè quando il giudice ritenga di attribuire determinati compiti. Il curatore procede all'ascolto. Allora, l'ascolto del minore, come accennava anche la collega e come tutti sappiamo, è un momento veramente delicato, che richiede una capacità specifica veramente particolare. Io voglio portare all'attenzione di questa commissione l'esperienza del nostro tribunale. Nel tribunale di Piacenza noi abbiamo una presidente che si dedica, presidente della sezione civile che si occupa di diritto di famiglia e che dedica tempo e attenzione all'ascolto delle parti in udienza per il tempo necessario a far emergere i possibili punti d'incontro. Questo intervento così paziente, così attento, corredato da domande capaci di far emergere i punti di contrasto, ma soprattutto i punti di possibile incontro, ha portato, per esempio, ai dati del 2021, la trasformazione di procedure contenziose in consensuali per il 42% dei casi. È chiaro che non è che che questa situazione sia una situazione unica, perché anche in tanti altri tribunali, io ho visto che quando il presidente, e l'ho visto verificarsi, può dedicare tempo all'ascolto dei coniugi nella prima udienza, dei coniugi, dei genitori nella prima udienza, in tanti casi riesce a portare all'attenzione delle parti la possibilità di trovare soluzioni condivise che quindi eviterebbero anche tutto quel contenzioso da cui emergerebbe anche la necessità della nomina del curatore speciale. Perché dico questo? Perché nel momento in cui viene nominata il curatore speciale, quando è necessario, non c'è bisogno che ce lo diciamo, evidentemente va benissimo, però se questa nomina non è indispensabile, dobbiamo renderci conto anche del fatto che questo provvedimento trasmette nei genitori un senso di frustrazione, di inadeguatezza, perché si rendono conto che evidentemente loro non sono in grado di, secondo il giudice, di gestire, di individuare il meglio per il loro figlio. E anche per il bambino, un domani, questo sarà segno di una consapevolezza del fatto che i suoi genitori non sono stati in grado di rappresentarlo adeguatamente. Quindi ecco perché secondo me questa valutazione è una valutazione molto delicata. Tra l'altro, in base alla nuova normativa, il giudice, nel corso del procedimento, con un giudizio prognostico ex ante discrezionale, può presumere che i genitori siano inidonei a rappresentare il figlio, tanto da poter nominare per lui il curatore speciale. Il fatto che soltanto nel caso di nomina facoltativa la norma preveda la motivazione fa comunque evidenza che il fatto che in ogni caso, anche nel caso di nomina prevista a pena di nullità, il giudice dovrà motivare il provvedimento perché, come sappiamo, in base all'articolo 111 della Costituzione, ogni provvedimento deve essere motivato.
Sì, cerco di abbreviare un pochino il mio intervento per visti i tempi. Richiamo l'attenzione appunto sulla necessità di formazione anche del curatore speciale e quindi dello stanziamento di adeguate risorse per l'acquisizione del fondamentale bagaglio di informazioni, competenze e preparazione per adeguatamente mettersi in una reale situazione di capacità di ascolto del minore. Non dimentichiamo che per esempio nel procedimento penale la polizia giudiziaria quando ascolta un minore lo ascolta più psicologo. Se vi è un incidente probatorio per valutare se il minore sia suggestionabile oppure no, se il minore sia in grado di testimoniare. È chiaro che l'ascolto è un'altra cosa, però nel procedimento penale viene nominato uno psicologo che con funzioni CTU valuta questo, come il minore risponde, come è in grado di rispondere alle domande. Quindi l'ascolto del minore anche da parte del curatore speciale è argomento particolarmente delicato. Passo ad esaminare molto brevemente la riforma dell'articolo 403 del codice civile, quindi quello proprio che riguarda l'allontanamento del minore, proprio perché evidentemente questo è tema di particolare interesse per la Commissione. Sappiamo che il 403, vecchia formulazione, era entrato in vigore nel 42, mai riformato, mai modificato in base alle norme sul giusto processo e le garanzie processuali previste per ogni soggetto. E le distorsioni, le anomalie che si sono create le abbiamo viste purtroppo in tante situazioni disfunzionali e anche gravi che hanno anche portato alla instaurazione, alla nomina, alla creazione di questa commissione. Si è quindi avvertita una forte necessità di cambiamenti e anche se ritengo doveroso sottolineare che se quello che è accaduto è stato e quando accade è deprecabile, questo non può essere motivo di attacco nei confronti, un attacco generalizzato nei confronti della categoria dei professionisti che sono gli assistenti sociali, che non sono ladri di bambini. Cioè non si può assolutamente pensare di tradurre quello che è accaduto nella chiave di lettura di un ruolo. I servizi sociali sanno anche essere persone attente, preparate, precise, sensibili e quindi questo va valorizzato. È chiaro che, come è noto, fa molta più notizia il caso negativo, ma anche perché quando c'è di mezzo un bambino, anche solo un bambino, la situazione, di un errore, di una malafede, o di una leggerezza non deve esserci. Quello che andrebbe standardizzato è invece quel virtuoso comportamento che ha posto in essere il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, che ha esaminato i dati nel loro complesso, quindi si è discostato dall'esame del fascicolo, non pezzo di carta, ma pezzi di vita, osservando quello che appariva evidentemente un fenomeno e così ha aperto un'indagine. Un aspetto ancora tanto importante che ancora sussiste è l'importanza anche che tutti i soggetti del processo possano accedere agli atti, limitando all'essenziale, ad esempio, i dati del luogo in cui eventualmente venga portato il minore, le secretazioni degli atti, perché ancora sussistono le secretazioni, di fatto sussistono e queste limitano, umiliano, impediscono il diritto di difesa. Sappiamo che il bambino in una procedura di allontanamento è una vittima, quindi è vittima della situazione della realtà familiare o comunque per quello che subisce, cioè l'allontanamento della famiglia, che resta un trauma, magari necessario, ma comunque un trauma. Quindi importantissimo il fatto di riuscire a limitare al massimo questi tempi di allontanamento quando non siano evidentemente pienamente corrispondenti all'interesse del minore. Si è parlato di questa giurisdizionalizzazione dell'articolo 403 nella nuova formulazione e perché prima l'allontanamento della pubblica autorità avveniva senza alcun controllo da parte del giudice circa la conferma della necessità dell'allontanamento. Invece l'articolo 403, nuova formulazione, ex legge 206, ha aggiunto alla norma in esame ben 7 commi. Quindi questo articolo ha dei punti di forza, cioè il pubblico ministero potrà procedere alla revoca del provvedimento, chiedendo la convalida del Tribunale per i minorenni, che dovrà sentire le parti, quindi i genitori finalmente potranno intervenire e spiegare le proprie ragioni prima
prima dell'emissione del decreto, con cui il Tribunale per i minorenni procederà a confermare, modificare o revocare il decreto. Questi termini, che diventano veramente brevi perché sono superiori alla fine, poco più di un mese, devono essere rispettati rigidamente a pena di inefficacia del provvedimento di allontanamento. Quindi questo intervento imposto dalla nuova normativa della presenza dell'autorità giudiziaria immediatamente successivo a quello dei servizi sociali è senz'altro una garanzia importantissima. Criticità di questo articolo. La nuova formulazione ha ancora una indicazione di un grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica come previsione del caso in cui si possa allontanare il minore. Penso che sarà importante cercare di attivare quel confronto tra i vari tribunali per i minorenni, tra i servizi, tra gli operatori, in modo tale da poter rendere più oggettivo questo criterio. Inoltre, un'anomalia che ho notato in questa norma è che la pubblica autorità che dispone dell'allontanamento del minore, leggo, ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minori. Ecco, questo avviso orale veramente è un unicum, non se ne comprende la motivazione, perché esistono tante modalità che possono invece lasciare traccia scritta del fatto che la comunicazione sia avvenuta in tempi immediati, anche una mail. Abbiamo già accennato all'importanza del minore di mantenere il rapporto affettivo con la famiglia d'origine, che deve essere coltivato e deve essere valorizzato, perché purtroppo accade ancora che tempi molto lunghi degli operatori dei servizi, che magari perché non hanno risorse sufficienti, non hanno personale sufficiente, però si arriva a situazioni in cui il minore allontanato poi riesce a riavere un contatto con la famiglia dopo molti, molti mesi. Bisogna insomma evitare che il rimedio diventi più dannoso del male. La famiglia deve essere supportata ed aiutata e dovranno essere indicate anche le modalità con cui devono essere interrogati i bambini, perché abbiamo visto come diverse modalità possono portare ad esiti veramente dissimili, come quello che può determinare un allontanamento del bambino dalla famiglia. Che sia poi immotivato. Per quanto riguarda, e vado a concludere, l'intervento dei servizi sociali è normato dalla legge all'articolo 23, lettera FF, in cui si mantiene, questa secondo me è una criticità per i servizi, un potere di accertamento che potrebbe invece essere più un compito riservata al magistrato, però sono state indicate disposizioni puntuali per regolamentare l'intervento dei servizi, quindi che avranno funzioni di monitoraggio, controllo e accertamento. E le relazioni dovranno essere redatte tenendo distinti con chiarezza i fatti, le dichiarazioni e le valutazioni. Questo è veramente molto importante, anche perché il giudice possa adeguatamente comprendere quello che è accaduto e quello che i servizi sociali hanno visto e valutato, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione. Questo veramente è un aspetto delicatissimo, importantissimo, ancora non attuato, con una limitazione, lo ripeto, ma è veramente un aspetto talmente grave, una limitazione del diritto di difesa che è ingiusto, che non è previsto nel nostro processo, che appare assolutamente anacronistico. Importantissima quindi ancora, e vado a concludere, una formazione accurata di tutti i soggetti che operano all'interno del diritto di famiglia e perché la formazione comporta un minor rischio di errori che quando si tratta di bambini deve essere veramente limitato al minimo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Avvocato Prandi. Io allora, avendo ancora 10 minuti, chiedo se qualche collega connessa vuole intervenire per le domande, se no io ne avrei ricevuto qualcuno dalla consulente. Ecco, abbiamo la senatrice Fregolent da remoto. Prego, senatrice. Senatrice Grazie Fregolent. Presidente, grazie. Io ringrazio le relatrici per la loro relazione e in modo molto sintetico per non rubare tempo a nessuno.
Volevo capire se dalla loro esperienza o per quanto, cioè, purtroppo i bambini vengono allontanati non soltanto per questioni di conflittualità tra i genitori, ma qualche volta proprio perché non ci sono alternative all'allontanamento. E spesso questo avviene sulla base di relazioni dei servizi sociali senza, come è stato evidenziato in alcuni casi, il contraddittorio. Volevo capire se dall'esperienza delle relatrici hanno notato che c'è qualche vulnus nel sistema relativo legato appunto alle relazioni dei servizi che non sono controllati o comunque se hanno dei suggerimenti, perché abbiamo visto che in alcuni casi sono proprio le relazioni dei servizi che hanno portato a una distorsione del sistema e a un allontanamento ingiustificato dei bambini, se hanno qualche suggerimento. E sempre nel caso di allontanamenti, benissimo il fatto che finalmente anche i genitori vengano uditi in contraddittorio. Purtroppo talvolta i bimbi sono affidati anche a delle famiglie affidatarie, fermo restando che è importantissimo che questi bambini ritornino quando ci sono i presupposti nelle famiglie di origine, talvolta questo non può accadere. Ecco, in tutto questo però mi sembra che la figura della famiglia affidataria sia così un po' non presa in considerazione, e quindi volevo capire se anche in questo caso ci sono dei suggerimenti che le relatrici possono dare. Ultima domanda, anche qui, una volta allontanati i bambini della d'origine, le famiglie dovrebbero fare dei percorsi, dovrebbero essere supportate. Chi li fa? Come vengono controllati? Chi le supporta? Perché se noi dovessimo reinserire il bambino, la famiglia deve essere pronta ad accoglierlo. E ugualmente, se noi diamo comunque un bimbo, troviamo una collocazione presso una famiglia affidataria, anche in questo caso le famiglie dovrebbero essere seguite e non abbandonate a loro stesso. Quindi volevo un giudizio delle relatrici su questi temi. Grazie. Io farei fare la domanda, che è poi l'ultimo intervento da parte dei commissari, all'onorevole Darrando, che vedo collegata, e dopo chiedo alle relatrici di rispondere. Prego, onorevole Darrando, schematica, grazie. Sì, cercherò di essere più breve possibile, poi se possibile magari integrare con le domande scritte. Gli aspetti sono un po' quelli che ha già sollecitato la collega Fregolent. Il punto è questo, che quello che è emerso dalla vostra relazione è anche l'importanza dei servizi sociali e anche della figura dello psicologo, dello psicoterapeuta, quindi di quelle figure professionali che di fatto accompagnano, dovrebbero accompagnare sia nel caso di allontanamento, ma in tutte quelle che sono le fasi sostanzialmente dell'affido. Ora, la domanda è questa. Ritenete opportuno invece far comprendere e, come dire, chiarificare meglio che il ruolo dello psicologo e dello psicoterapeuta è una figura professionale che non è volta a giudicare la capacità genitoriale della famiglia, che essa sia quella di origine o che essa sia quella affidataria, ma lo scopo dello psicologo, il compito che ha lo psicologo, lo psicoterapeuta in quanto figura professionale sanitaria, è quello di fornire degli elementi, degli spunti sul quale poi le autorità competenti, laddove c'è l'autorità giudiziaria che interviene, possano capire qual è l'intervento da fare insieme ai servizi sociali, insieme a tutti quelli che sono gli attori. Ritenete che sia possibile definire se una famiglia ha una capacità genitoriale? Perché ci sono dinamiche relazionali che non possono essere classificabili, perché ognuno ha un proprio equilibrio all'interno della famiglia. Sicuramente alcune sono disfunzionali e quindi, e qua mi collego anche alla domanda della collega, ritenete opportuno creare, e quindi anche in virtù di quello che sono i fondi che stanno arrivando dal PNRR, reti sociali, territoriali e anche sociosanitari volte a sostenere con strumenti concreti ed efficaci le famiglie, sia esse ovviamente di origine, sia esse affidatarie, affinché possano effettivamente accompagnare le famiglie a comprendere cosa non sta funzionando, senza però sentirsi giudicate, perché molto spesso il giudizio, che è molto difficile ovviamente mantenere una certa distanza emotiva, noi siamo esseri umani fino a prova contraria, però è anche, credo che i professionisti sanitari, sia psicologi e psicoterapeuti, ma anche gli assistenti sociali, spesso si sentano soli e
Ultima, mi scuso, ma è stata molto ricca questa audizione, ci sarebbe veramente tantissimo da dire, se forse dovremmo dare i supporti anche in termini di risorse economiche e risorse di personale sufficienti agli enti locali perché possano rispondere alle bisogno della cittadinanza, perché l'aumento di allontanamenti, l'aumento di certe dinamiche disfunzionali è comunque un sintomo di una società che oggi sta male, ma per diverse motivazioni. E ho chiuso. Grazie. Lei, io do la parola, vi organizzate da sole, alle colleghe avvocati. Prego. Sì, se mi permetti, Daniela, provo a dare risposta sui punti che riguardano un pochino il mio intervento. Scusate, onorevole commissario, se trattiamo in questo modo. Ma, io ritengo che il discorso di un sostegno economico sia fondamentale perché i servizi, perché gli enti locali possano attivare migliori risorse, perché è chiaro che il bisogno c'è, anche il bisogno di formazione per tutti gli operatori, ma per noi per primi, cioè sono vecchia come Noè, però io sento un continuo bisogno di formazione su questi argomenti, perché la famiglia cambia, perché i minori cambiano, quindi le risorse economiche sì, preziosissime, lo psicologo sì, preziosissimo, perché Avvocato Prandi, provi a riaccendere il microfono. Ah, prego, prego. Provi a accendere. Non la sentiamo più, abbiamo un blocco. Allora, niente, allora interrompiamo l'avvocato Prandi. Avvocato Bianchini, le facciamo rispondere. Grazie, scusi. Ah, non lo so. Avvocato Prandi, riesce... Grazie per le domande perché Cambiamo. sono interessantissime e tra l'altro mi consentono anche di toccare degli aspetti molto importanti. Parto dall'ultima perché è un tema che ritengo veramente importante, l'aiuto alle famiglie. Sì, secondo me è fondamentale che parta proprio dalla collettività, dalla società, proprio perché le famiglie con problemi non si devono sentire un peso per la società, non si devono sentire al margine, ma si devono sentire parte integrante. Quindi, come vi dicevo prima, il principio solidaristico è un principio fondamentale del nostro ordinamento, è inserito nella Costituzione, quindi va sicuramente valorizzato, e anche perché questo poi comporta non soltanto un risparmio per lo Stato, ma comporta poi anche una maggiore coesione sociale. Quindi sicuramente partire proprio dalla collettività, quindi investire proprio nel creare reti sociali e quindi su questo investire anche nel terzo settore, quindi aiutare anche appunto tutti coloro che operano quotidianamente nel terzo settore, proprio per portare avanti progetti veramente importanti. Tra l'altro appunto c'è un progetto molto bello, appunto quello della città amica dei bambini, che anche questo è un progetto che andrebbe valorizzato, quindi tutti gli interventi di sostegno proprio all'infanzia, che parte proprio dalle famiglie in difficoltà che vengono aiutate da famiglie magari vicine, quindi che abitano lo stesso quartiere, ma che si trovano ad avere, diciamo, una situazione più serena e che quindi possono aiutare, possono appunto sostenersi a vicenda. Perché anche le famiglie con disagio possono avere delle loro risorse e queste risorse, anzi, ce l'hanno, bisogna appunto però tirarle fuori, bisogna saperle valorizzare e questo può essere appunto molto utile proprio per aiutare poi quella famiglia a dare delle risposte positive ed essere anche importanti per la società, perché una famiglia che riesce a superare le sue difficoltà può essere d'esempio anche per gli altri e questo andrebbe appunto valorizzato. Per quanto riguarda le CTU e anche le relazioni dei servizi sociali, purtroppo c'è appunto, ho riscontrato appunto personalmente la tendenza dei giudici, anche per ragioni di tempo, per ragioni dovute veramente alla mole di lavoro, a prendere magari le relazioni e a diciamo, inserirle anche nei provvedimenti in modo però acritico, quindi senza poi diciamo, andare ad approfondire diciamo, quello che viene appunto scritto, quello che è stato rilevato. Quindi è importante che invece il giudice faccia anche dei quesiti specifici, ad esempio al CTU o anche agli stessi servizi sociali. Tante volte appunto quando viene disposta la CTU, i quesiti sono standardizzati.
Sono quelli. Per me invece è importante che i quesiti siano specifici, perché ogni caso è specifico, ogni caso ha delle problematiche a sé e quindi è importante proprio per il ruolo che ha il consulente tecnico che il giudice chieda al consulente di riferire proprio su quello che interessa al giudice per approfondire quel caso e non un caso in generale, non un problema appunto di un minore astratto generale, ma per quel minore e per quella famiglia. E quindi appunto penso di aver risposto, ci sarebbe veramente ancora tanto da dire, ma penso che la mia collega possa riprendere la parola. Vediamo, avvocato Brandi, prego. Non la sentiamo, provi a vedere se è acceso il microfono. Perché noi non la sentiamo. Non c'è il tecnico? Per noi l'audio è attivo. Forse si è. Dovrebbe. Non so se ha un microfono esterno, provi a vedere se è collegato. Noi non la sentiamo. No, niente. Allora, visto l'orario, anche abbiamo le richieste di domanda dell'onorevole Bellucci e dell'onorevole Giannone, a cui chiedo a loro e anche agli altri partecipanti, agli altri commissari, di mandare poi le domande in forma scritta e chiediamo quindi la disponibilità al rappresentante del Centro Studi Livatino, l'avvocato Bianchini e l'avvocato Prandi, di darci una risposta scritta. Noi credo che ve le manderemo nel giro di una decina di giorni. Chiudiamo Certo, quindi grazie. l'audizione e buona giornata a tutti. Arrivederci. Buona giornata, grazie ancora per l'audizione.